Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove insieme andremo a vedere i vari passaggi da eseguire per poter completare con successo la memorizzazione di una nuova chiave KFOB sulla nostra Harley. Come potete vedere abbiamo due modelli in rappresentanza delle possibili prese di diagnosi dei modelli Harley Davidson. Iniziamo dalla V-Road, una moto dotata di presa a 4 pin dove la gestione delle chiavi elettroniche è affidata alla centralina dell'antifurto. Usiamo lo scanvin per trovare velocemente il veicolo a cui siamo collegati. Selezioniamo l'impianto antifurto. Selezioniamo la pagina info. Vediamo che la moto ha solo una chiave memorizzata, perciò andremo ad aggiungere la nuova chiave nello slot vuoto. Ora inseriamo il codice che troviamo aprendo il KFOB. La nuova chiave è stata memorizzata. Se vengono perse entrambe le chiavi, si può lo stesso eseguire la procedura sbloccando la moto inserendo il PIN. Per saperne di più su questa modalità di sblocco, consultare il manuale di utilizzo del veicolo. Una volta disinserito l'antifurto col PIN, la procedura di registrazione chiavi è la medesima di quella spiegata prima. Ora inseriamo il codice che troviamo aprendo il KFOB. La nuova chiave è stata memorizzata. Ora passiamo al modello più recente, la Softail compresa a 6 pin. Nei modelli dotati di questo connettore, le chiavi sono gestite dalla centralina gestione telaio. Usiamo lo scanvin per trovare velocemente il veicolo a cui siamo collegati. Selezioniamo l'impianto gestione telaio. Selezioniamo la pagina info. Vediamo che la moto ha solo una chiave memorizzata, perciò andremo ad aggiungere la nuova chiave nello slot vuoto. Ora inseriamo il codice che troviamo aprendo il KFOB. La nuova chiave è stata memorizzata. Se vengono perse entrambe le chiavi, si può lo stesso eseguire la procedura sbloccando la moto inserendo il PIN. Per saperne di più su questa modalità di sblocco, consultare il manuale di utilizzo del veicolo. Una volta disinserito l'antifurto col PIN, la procedura di registrazione chiavi è la medesima di quella spiegata prima. Ora inseriamo il codice che troviamo aprendo il KFOB. La nuova chiave è stata memorizzata. Abbiamo terminato le rispettive procedure e memorizzato le chiavi, testandone anche il loro funzionamento. Vogliamo ricordarvi un'ultima cosa.
Dal 2007 in poi le K-Fob si differenziano in base a periodo e famiglia della moto. All'interno del software di C5 troverete tutte le documentazioni e le guide per distinguere e trovare la chiave giusta per voi.